torna a festeggiare la vittoria davanti al proprio pubblico, la Vigor Senigallia, che nel 2024 non era ancora mai riuscita a fare buttino pieno al Bianchelli, con l'ultimo successo conquistato a dicembre contro lo United Riccione nell'ultimo turno interno del girone di andata. Un successo rotondo, quello arrivato oggi contro il Tivoli, con la gara che ha preso subito la giusta piega per il rossoblù, in grado di mettere a segno due reti in meno di 10 minuti. Con assenze pesanti soprattutto nel pacchetto arretrato, con Marini e Magi Galluzzi squalificati, il tecnico Clementi ridisegna la squadra arretrando Gambini al fianco di Tomba al centro della difesa e affida a Romizzi le chiavi del centrocampo, con Maldini e Mancini a tirare il fiato in panchina, dando fiducia dall'inizio a giocatori fin qui poco utilizzati per vari motivi come Alessandro Pesaresi, Capezzani e Brioni. Al calcio d'inizio l'impressione è quella di trovarsi avanti un Tivoli determinato e aggressivo, ma al primo giro in ancette la Vigor trova subito il modo di indirizzare la sfida sui binari desiderati. Sul rilancio lungo Brioni difende bene il pallone nel duello con DM e lascia a Capezzani, che è il tempo di prendere la mira e infilare la sfera all'incrocio dei pali per l'immediato vantaggio. Il Tivoli prova a non perdersi d'animo e si fa vedere al sesto con un tiro di De Marco da fuori che esce non di molto, ma un minuto dopo incassa il raddoppio dei rossoblù. Cheriota con un suggerimento delizioso manda Brioni sul fondo, sul suo cross basso si avventa a Capitan Pesaresi che viene contrastato, il pallone resta lì e Capezzani raccoglie infilando ancora la sfera alle spalle di Zappalà per il 2-0. L'1-2 in meno di 10 minuti stordisce gli ospiti, che rischiano di incassare la terza rete all'undicesimo. Cheriota sfugge alla guardia della difesa e offre a Brioni, che vede il tiro respinto da Diemma nei pressi della linea. Dennis Pesaresi arriva a rimorchio e calcia al limite, ma la difesa razziale salva ancora. Non trovando spazi in area di rigore, gli ospiti cercano di riaprire la gara con le soluzioni alla distanza, ma non riescono mai a spaventare davvero Roberto, e la Vigor amministra con grande tranquillità il doppio vantaggio, tornando a rendersi pericolosa prima dell'intervallo con Cheriota, che al 36esimo sfiora il terzo gol con un bel sinistro giro verso l'angolo alto dopo essersi accentrato da destra. La palla esce di poco. A inizio ripresa, mister Granieri prova a cambiare qualche pedina nella sua formazione, che però al secondo si deve aggrappare a Zappalà per non veder svanire subito le speranze di rimonta, con il portiere che risponde alla grande all'inzuccata di Dennis Pesaresi su un altro splendido invito di Cheriota. Il Tivoli prova a spingere forte per tornare in gara, ma per due volte nel giro di un minuto Roberto impedisce ai laziali di riaprire la partita. Al sesto è attento a smanacciare sul colpo di testa in piena area di Jurgens dopo un calcio di punizione da sinistra, mentre 60 secondi più tardi il portiere di casa si supera ancora andando a deviare il calcio piazzato da posizione centrale di De Marco indirizzato all'incrocio dei pali. La Vigor capisce che non è il momento di abbassare la guardia e all'undicesimo va di nuovo vicino al terzo gol, ma Brioni, ben liberato dall'assist di Pesaresi, sciupa la ghiotta occasione calciando male da ottima posizione. La terza rete è però nell'aria e arriva al 19esimo, quando un ispiratissimo Cheriota offre un altro magnifico assist a Capitan Pesaresi, che stavolta al volo col destro non lascia scampo a Zappalà e firma il 3-0 facendo calare i titoli di coda sul match. Il Tivoli, sfiduciato, infatti non riesce più a creare veri problemi alla difesa di casa, mentre i rossoblù vanno anche vicini al poker con Cheriota, che alla mezz'ora, dopo una bella fuga sulla destra, costringe Zappalà agli straordinari per deviare la sua sassata verso l'angolo alto. Poi la partita scende nettamente di tono con i minuti finali che non regalano altre note di cronaca, e al triplice fischio finale la Vigor può tornare a festeggiare insieme ai propri tifosi 3 punti, mentre il Tivoli continua a restare coinvolto nella lotta per non retrocedere. Direi che abbiamo approcciato estremamente bene, 2 gol appena iniziata la partita, quindi si è messa nel miglior modo. Siamo stati poi molto bravi nel gestire, una squadra molto vogliosa di raggiungere questo risultato, di tornare alla vittoria davanti ai nostri tifosi. Ci mancava onestamente tanto e abbiamo comunque premiato la pazienza dei nostri tifosi. E quindi dai, è una vittoria che ci riempie di grande gioia, perché comunque, anche se ultimamente stiamo altalenando risultati tra una sconfitta e una vittoria, comunque ci siamo. Credo che oggi avevo chiesto una prova di forza anche mentale, perché era importante tornare ad essere forti anche nella testa dopo la sconfitta di domenica, che è stata una sconfitta che, per come è avvenuta, diciamo, ci aveva lasciato qualche fantasma di troppo.
Una vigor a cui ha dovuto rimettere mano per ridisegnare la formazione, viste le tante assenze, soprattutto al centro della difesa. Sì, oggi eravamo in grande emergenza dietro, ma la fortuna di avere un giocatore come Gambini penso che sia unica, perché è un giocatore di una affidabilità incredibile in ogni zona del campo. E ha una capacità di lettura della partita abbastanza unica e quindi anche diciamo che è venuto abbastanza logica, abbastanza normale domenica appena finita la gara, sapendo che i due centrali Marini e Maggi erano squalificati, è stato abbastanza logico metterci Gambini. È un po' come l'abbiamo definito noi questa settimana, era il nostro mascherano. Il primo gol in quel modo ci ha tagliato le gambe, siamo andati giù, abbiamo dimostrato poco carattere e abbiamo pensato più che a rimediare, ad allargare le braccia, a lamentarci e non va bene. Non va bene perché io ho detto dall'inizio che c'è modo e modo di perdere e così non va bene. Insomma, oggi c'è solamente da chiedere scusa e basta, è una prestazione indegna del quale io sono innanzitutto il primo responsabile e quindi bisogna tirare una riga, essere contenti che nella classifica per fortuna non è cambiato nulla, ma oggi non mi sono piaciuti gli atteggiamenti.